Allora, stampiamo un copione, sì, e poi andare. Ciao. Ciao. Va? No, no, no. Ascolta, tutto tranquillo. L'unica cosa che Max Giusti ha chiesto è che non vorrebbe fare il comico, non vorrebbe far ridere, e la Brescia preferirebbe che non si parlasse di fisico e di tette. Per il resto. Ok, perfetto, posso dire. Ci vediamo domani, ciao. Va, Vicky. Vicky. Victor Victoria, niente come sembra, è presentato da... No, rien de rien. Per mantenere la sua forma fisica, no, per avere addominali così, Piero Guerrera usa niente. Je me fous du passé. Niente, Pugom. Obiettivamente serve una sigla per cominciare tutto questa che abbiamo, l'hanno schifata anche su Sky. Questa sigla non è un granché, lo capisco anche da me. Se c'è una cosa che mi consola, molto bene, grazie Risa. Tu molto di più. Sei sicura? Domani me la metto io. Ok, te la presto, volentieri. Geppi, so che ha già qualcosa in canna, lo sento. Mi ha detto, entrando ha mimato come c***o sei vestita. Ho letto il labiale. Allora, aspetta, volevi dire Geppi? Che l'ho buttata un po' lì per lo studio perché andava bene per tutte e due in realtà. Non è vero, la Risa sembra così, è un misto tra la pimpa e la carica dei 101, così. Grazie. Ma lei lo fa con grande disinvoltura. Grazie. Sì, accomodati pure Risa, grazie mille per la sigla. Saluto il maestro Barbera che è lassù. Oh. Niente, a 2 metri d'altezza una specie di mensola, questo vivente, e poi naturalmente la nostra Melissa P che questa sera farà il manto agli ospiti, come al solito. Vengo da te, Geppi. Hai salutato il Bignami della femmina? Sì. Il Bignami della femmina l'abbiamo salutato e quindi Geppi Cucciari. Non ti avevo mai vista vestita con una tuta, non sapevo neanche che avessi le gambe. Allora, prima dovevi chiamare i grandi ospiti di oggi, no, prima di chiamare gli ospiti, le persone che ci sono, che hanno accettato di venire oggi, quei due meschini. Perché fai così? Per far vedere queste scarpe che ci hanno fornito in uso capione. Eh sì, perché non le inquadrano mai, così almeno... veramente snodata. Allora, ospiti magnifici ce ne sarebbero potuti essere se non fosse che molti di questi ospiti magnifici al momento hanno dato insomma due di picche, insomma, in questo momento. Ma come, a te di nuovo? Di nuovo, e ti vado subito a dire che è meglio che tu lo sappia dall'inizio, sì. Anche perché vestita da idraulico, voglio dire, è meglio che tu lo sappia. Allora, non sarà con noi Charlie, lo scimpanzé fumatore, che è Marco. Foto vera,
Ci aveva detto vengo ragazzi, aveva anche già il biglietto in tasca, purtroppo il fumo fa male. Charlie, questa puntata è per te. Povero. Non ci sarà. Non ci sarà Super Vicky, fatene una ragione. Non ci sarà Belen Rodriguez perché ha detto che dovendo fare Sanremo non vuole inflazionarsi. Certo. Che palle. Quindi farà soltanto... Farà soltanto i 45 spot della team, 3 cinepanettoni, una tournée col Circo Togni, sarà anche lei la voce, anzi personalmente quella che dice ritirare il biglietto al Via Card. Ci teneva, insomma, sì, sì, avrà un ruolo anche nella viabilità. Non ci saranno, che ci saremmo divertite parecchio, 33 minatori cileni, perché comunque sai che hanno iniziato a uscire. No. Non ci saranno perché il primo che è uscito gli hanno fatto vedere la prima puntata di Victor Vittorio e ha detto rimandatemi giù. ciao amici del Cile, vi aspettiamo! Non so perché uno deve cominciare sempre con queste brutte notizie, così. Che brutte notizie ti ho dato? E niente, magari tre minatori che sono 3 mesi sottoterra vengono qua, appena escono chissà cosa hanno da recuperare. Va bene. E facevo l'occhiolino mentre lo dicevo. Va bene. Prego. In realtà questa sera con noi abbiamo due... Dove te ne vai, Geppi? Allora, i confini dell'Austria, così, beccata come a scuola. No, niente, volevo dirti che invece abbiamo degli ospiti questa sera. Lo so. Chi è? Lo so. Sei entusiasta? No, sono graziosissimi. Abbiamo Rossella Brescia. Ecco, sostenibile. Abbiamo anche Max Giusti. Polivalente. E quindi io a questo punto... C'è un aggettivo per tutti. È perfetto, sei bravissima. Io ti ringrazio e a questo punto passerei la parola ad Arisa perché so che ha preparato un pezzo. Che cosa hai preparato, Arisa? Charlie's Whisper. Perfetto, sentiamo, grazie. I feel so unsure as I take your hand and lead you to the dance floor. As the music dies, something in your eyes call to mind a silver screen and all it said goodbye. I'm never gonna dance again. With me. Ah, mi sono emozionata. No, ragazzi, siete stati di una bravura. Bravissima anche maestra. E quindi io farei entrare subito Rossella Brescia. Vado? Vai. Ma non ti balla tutto. Abbiamo una cosa in comune. Allora, buonasera. Buonasera Rossella, buonasera. Siamo qui in prima fila, non ha fatto veramente niente per il momento. Mi ha anche detto
Sì? Ho colto dell'ironia lì. Non ti balla tutto. Cosa dovrebbe ballare qua, scusami? No! C'è! Guardate che c'è! Sotto c'è! Inside c'è! Però dentro ho una quarta! Certo! Guarda, io sognavo di essere come te da piccola, tu non ci crederai! Lo so, perché tu sei una ballerina! Cioè, tu pensa, io... Fai tu? Stupenda! Smuove niente! Allora, veramente, sono contenta di averti qui, sei più bella sulla 7 che su Italia 1, te lo voglio dire. Grazie, non so se è un complimento. È un complimento, sì. Va bene, grazie. E che dire? Che c'è? Guarda che... Sei volevo chiederti tu invece, altro che... No, dai, basta con questi complimenti. No. C'è Geppi, adesso vomita. No, adesso Geppi... Geppi conoscendola. Arriva. Quella parte de capoccia come entra Geppi, ma è qua dietro, lo sento nell'aria. Ecco, no, io ti volevo chiedere, visto che abbiamo il ballo di Paride, tu sei una ballerina, io di solito ai ballerini chiedo delle varianti sul tema. Tu come lo miglioreresti questo ballo? Ci manca un giro, qualcosa. Sì? Tipo una cosa così... Che schifo, ma facciamolo. Ok, va bene. Ma ho fatto una cosa semplice per te, perché non sei una ballerina. No! Sei musicale, però. Aspetta. Stai insultando. Non lo so, non capisco. Sei musicale, okay, però non sei una ballerina. Allora, Allora, aspetta. Facciamone. Ho capito la cosa. Uno e due, tre, quattro, cinque e sei, sette, otto. Tu sei una ballerina, io sono una coreografa, scusa. No, però sei una bravissima ballerina, hai fatto un sacco di cose. Posso avere la mia... Ce l'abbiamo qua? Che cosa? Guarda. Cos'è? No, perché da piccola e anche adesso ogni tanto... Avevo da piccola la Barbie Brescia. Sì. No, allora... Ah, già esisteva la Barbie Brescia. La Barbie Brescia? Però non è male, dai. No. E allora, io volevo approfittare di te, ma forse abbiamo anche dei pantaloncini, delle cose, Tito, ma con comodo, non ti preoccupare, vai sereno, no, vabbè, magari questo qua è orrendo, via, ecco. Che cos'è? Non lo so, se è un modo per imbruttirti, no, ovviamente. No. Aspetta, fammi capire che devo fare. No, allora, io volevo chiederti questa cosa, siccome alle Barbie io facevo sempre fare delle cose incredibili, voglio capire quanto sei snodata, perché tu sei una ballerina e quindi sei snodata. Cioè, al di là di questo che va bene, però questo riusciamo a... No, cioè... Ma scusa... Io sono sicura che Rossella ce la fa. Ma c'è... Sì, però io mi metto sta roba, mica posso farlo così. No, guarda, allora, lì c'è Fabrizio Corona. No. Che io, c'è? Io ti copro, mentre tu metti questa cosa Okay. Do il peggio di me perché ecco. Aspetta che inizio da questa, furba io. Aspetta, attenzione. Vuoi proprio metterla questa? Sì. No, dai. Aspetta, guarda, no, guarda, il microfono. Non ti preoccupare, ti sistemo io. Ecco, là, un quarto d'ora, non si sentirà niente. Aspetta. Niente, praticamente è finito il tempo dell'intervista. No, ma lei aspetta. Ha insistito per mettere questa cosa. Voilà. Ok. Vai col pantaloncino. Voilà. Mi tolgo le scarpe. No, aspetta che cado in una buca, un attimo. Vai tranquilla. Sei alta come me, con i tacchi, per dire. La volete... Ti stai infilando i pantaloncini dietro... Tanto... Dietro al Duomo. Aspetta, tanto... E aspetta, guarda che gnocca. Ok. Allora... Attenzione che è arrivata... Adesso mi fa... di capoccia Geppi, ti volevo dire che anche vestita da Cannavaro è molto più figa di te. Cosa devo fare? Allora dai, fammi la Barbie. Aspetta che mi streccio un po'. Adesso non te la tirare così adesso però Cos'è? La Barbie? Ma... faccio una spaccata? Sì, fai la Barbie che fa hoa. Aspetta, e che noi si qua? Scivola? Allora guarda, con le gambe così alzate. Sì, vabbè. Ti
così, eccola. Però in underhole. L'appoggiamo. L'appoggiamo qua. Così. Eccola qua. Così in underhole. Va bene? Ci... E adesso mi devo rivestire. Ma così riesci a farlo? No, amore, così chiama Yuri Keki, io ne faccio. Ok, ti puoi assolutamente ricambiare. Aspetta. Sei sicura di non voler rimanere così? Ma meno male che ho messo la maglietta, non sai che c'è qua? No. Se sono tette, guarda, me ne intendo poco, quindi non so. No, non ho proprio la più pallida idea, grazie mille Tito. Ma Corona deve stare lì. Naggia, brava, fai così. Non c'è Corona, è con l'elemora. Ok, scherzavo. Ce l'ho fatta. Ce l'abbiamo fatta? Ecco, okay. Grazie. Voilà. Adesso vado a pure. Casa. Sì, è finita l'intervista, è stato bellissimo. Grazie mille, ciao Rossella. Accomodati. Vieni. Grazie. Qui. Scusate. Arisa, tu la stai guardando come... Sei bravissima. Grazie, anche tu. Grazie. Un minimo di entusiasmo, no? Pochino. No, perché io sono affascinata da dalle cosa? Donne... Snodate. No, perfette. No, perfetta. No, nel senso, magre, così femminili. Sono molto affascinata dalla femminilità. Ecco, infatti, scusa, ti volevo chiedere questa cosa. Tu sei sempre stata così o ci possiamo lavorare noi? No, diciamo che la base... Aspetta, vedi che mi hai fatto fa prima? No. Cioè, da piccola eri così bella? No, bella no, ero una cozza tremenda. Cioè, infatti, non è che adesso, diciamola bene, non è che sono bella, sono piacente, dai. Ho 3000 difetti che se ve li se dico state tutti a guardare. Se tu sei piacente, io non voglio sapere che cosa sono io, ma non è niente. No, no, tu da piccola eri brutta, è scattata Barbie. La figlia. Sì, perché ci avevo le sopracciglia unite... E poi da buona mediterranea avevo i baffi. I bambini, e mica gli puoi fare la ceretta ai bambini. No, allora, scusa. Io adesso vorrei fare un appello ufficialmente. Basta a te e a tutte quelle fighe che sostengono di essere state brutte a un certo punto della loro vita. Basta, non ne possiamo più noi. State al vostro posto, ok? No. Scusa, io non c'avevo un fidanzato. Ma non ci credo, guarda. Non ci credi, giuro, non avevo un fidanzato, tutte le mie amiche erano tutte fidanzatissime, io mi baciavo le piastrelle del bagno. No, davvero, facevo le prove, dicevo, ma quando mi Arisa capita... ti sta guardando così. Hai mai fatto questo? Le prove alle piastrelle, le prove del bacio, del primo bacio, sì. Vedi? Tu fai anche le prove del primo bacio? Sulle piastrelle. Vedi? Oppure sulla mano. Così. Cosa baciavi? Il cuscino. Il cuscino? Ah, anche. Sì. Veramente? Sì. O spumone, avevo un pupazzo che si chiamava spumone. Anch'io. Cioè limonavi il pupazzo? Sì. Era biondo. Scusa, tu che non provavi? Ma io così. Poi ti diventava viola. E non viola. È andata bene. No, nel senso che provavo così a limonare. Va bene, va bene, va bene. Allora, parliamo un pochino invece di Colorado, perché... Si può parlare qui, sì. No. No, nel senso che quando uno va in altre reti dicono no, però non parliamo del programma. Perché? Che ne so, mi piace questa cosa. Noi siamo moderni. Bravi, siete no, troppo no, avanti. No, no, siamo super moderni. Allora, volevo capire com'è lavorare in un programma che sta andando molto bene, di successo e lavori con un sacco di comici, no? Sì, un po' ci ho fatto il callo perché poi alla fine è un lavoro totalmente al maschile perché sono tutti uomini, ci saranno una donna, cioè, guarda, con me due. Certo. E quindi è dura perché gli uomini, insomma, tendono a
a sopraffare a... Veramente? Eh beh, sì, dai, non dico. Beh, però il clima deve essere divertente. No, adesso sì, divertente, beh, perché poi sono diventata un uomo anch'io alla fine, stando là dentro. Non si direbbe. Non si direbbe, non però si direbbe. Vi assicuro che è così. Allora, però noi abbiamo un filmato che ci mostra i pensieri tuoi, perché tu spesso fai da spalla ai comici. Sì. Ci mostra i tuoi pensieri, insomma, quello che pensi veramente. Okay. Vediamo. Victor Victoria, pur non capendone niente, è da sempre attenta alle novità tecnologiche. Grazie alla scoperta del professor Paride Vitale, siamo in grado di conoscere il pensiero di chiunque. L'abbiamo applicata a Rossella Brescia durante la conduzione di Colorado. Sono stato a Rio, che pensate in inverno si trova in Brasile. No, no, e si trova sempre in Brasile, Rio. Si chiama Rio di Janeiro perché sta in Janeiro. Questa battuta è terrificante. Alla frontiera le hanno detto a Brescia, ma qua siamo alle Isole Vergini, tu dove vai? Un'altra battuta così e vi brucio i piedi. Se io ho messo la mano sulla frontiera ho detto Jerry Scotti! Ma come sei conciato che hai 30 anni? Vent'anni di danza nel cesso. La Ligi. Bentornati! State sempre guardando Victor Victoria, siamo in compagnia di Rossella Brescia e mi sono dimenticata prima di farti smazzare dalla nostra Melissa, perché ti farà le carte durante l'intervista. Questa cosa mi fanno più paura di Geppi. Vabbè, smazziamo adesso. Smazzo? Con la sinistra o con la destra? Quella che decidi tu. Ok, destra. Non ti preoccupare, non ci sarà niente di male. Anzi. Bene, meno male, va. Fantastico. Allora, abbiamo anche... Bene, abbiamo qua due donne accomunate da una grandissima tematica, che sono le tette per motivi diversi, mi sembra chiaro. Voglio subito complimentarmi con te, cara Rossella, per la tua bella età. Niente, una simpatica gag per cui il sondaggio, cioè la sigla del sondaggio parte a... Cazzo! Bene. Come qui e qua parliamo. Io non dico parolacce. Lei usa me per veicolare i suoi pensieri. Io uso la manovale che la abita. Esatto. Allora, ti volevo subito fare i complimenti anche per quest'altra cosa. Cara Rossella, tu hai trovato veramente l'ago nel pagliaio, cioè i gronchi rosa, cioè hai fatto 6 a Superenalotto giocando 5 numeri, ti sei fidanzata con l'unico coreografo non gay del panorama della danza mondiale. Come hai fatto? Una tenera. Che ormai, voglio dire, lo sai che mi serpeggiano nel mondo della danza, anche qua, tra l'altro, in questo studio, sembra, cioè nella redazione di questo programma, in questo studio, sembra di essere dietro le quinte di un musical, guarda. Sì. Mi sono stati segnalati 3 nomi degli unici 3 etero entrati in questo studio questa sera, li ho anche proprio li ho rilevati, un ragazzo delle pulizie, un tecnico audio e uno che è entrato qua per sbaglio, pensava di entrare all'esse lunga. E sono solo 3. E io, cara Rossella, ti apprezzo, ti voglio bene, nonostante tu abbia fatto un'affermazione per cui andresti presa veramente a testate, cioè ovvero che la tua parte più sexy del corpo sono le mani. E non commento, perché sei lontana. Mi piacciono. Ti piacciono, è la cosa più sexy. Cosa no, fai così? Cioè... Cosa fai con le mani? Di sexy, cosa fai di sexy? Ma dipende da come le muovi, capito? Guarda, io non ne dubito che tu ci abbia, cioè, pure... Cioè, se tu ci giochi... Ci giochi come? Fammi vedere un modo sexy di giocare con le mani. Non lo so, anche quando parlo... I gesti... brava, vedi che cambi? Dici che son cambiata? Non so più quella di una volta. Vi porto un caffè? No, guarda, scusami, tra bombe sexy, sai, basta uno sguardo, ci si riconosce. Scusami. Cara Ro, vado a leggerti il sondaggio che ti riguarda. Nel 2009 Rossella Brescia ha condotto il concerto di Natale di Andrea Bocelli. Non trova anche lei che Bocelli si sia perso qualcosa?
Sì, per il 66% degli intervistati, anche se sono sicura che qualcosa gliel'avranno detta, gli sarà arrivata notizia, insomma, della tua bellezza, avrà sentito come conduci. Anche insomma, noi abbiamo sempre qualche curiosità sui nostri ospiti e sappiamo che insomma, una piccola occasione è mancata nella tua vita. Avevi fatto il provino per condurre Mattino 5, poi alla fine hanno preso Federica Panicucci. Sì. Io mi chiedo veramente come sia possibile che possa essere messa a condurre un programma di giornalismo una soubrette, sto parlando di Claudio Bracchino ovviamente. Comunque, non c'è me... più. È perché... perché è in tournée a Las Vegas, anche lui. Veniamo alla seconda domanda, alla seconda domanda che ti riguarda. Qual è il comico di Italia 1 che le piace di più? I Fichi d'India, secondo il 45,6%, Luca e Paolo per il 45,6%, quello piccoletto che ha fatto cucù alla Merkel, l'8,8%. Il solito sondaggio manipolato dai magistrati comunisti, soltanto per l'8% degli italiani, quasi il 9%, riconoscono insomma la genialità in qualche modo del più divertente tra personaggi di Mediaset, ricordiamo le battute indimenticabili, quella sulla Bindi, quella sugli ebrei, poi come tutti molti comici hanno il tormentone, ma devo dire molti tormentoni sono passati alla storia, oltre ci sei, ce la fai, sei connesso, Franco o Franco, ma il più bello di tutti è meno tasse per tutti. Ancora ci sconfisciamo. Farei partire un filmato che è stato mostrato ai nostri sondaggiati prima di far loro la domanda. Prego, prego regia. Momenti che vorresti non finissero mai. Rewind. Parlo ancora, eh? Ora che ha visto questo filmato, mi dica che ora faceva l'orologio pubblicizzato da Rossella Brescia. Le 10 meno 10 secondo il 12%, risposta sbagliata per il 15%, orologio per il 73%. Veramente rimango molto stupita dal fatto che il 73% non abbia neanche notato l'orologio, è il classico esempio di caso in cui insomma il testimonial qua un po' diciamo copre il prodotto, diciamo lo sovrasta per bellezza, per ma fascino. Ma è così l'orologio? Sì, ma c'era cose più piccole ma più interessanti, te lo assicuro, anche io che sono etero lo riconosco. Purtroppo so che non ti hanno confermato e che qualcuno lascia il tuo posto per reclamizzare il nuovo orologio, eccolo qua. Da bello time e guarderanno solo l'orologio. Rossella, quando sì. Vuoi fare un pas de deux, io sono là dietro. Va bene, ok. Grazie. Grazie. È pazza, lo sappiamo che è pazza. Senti, allora, tu hai dichiarato una cosa interessante, cioè che sei, allora, molte persone ti hanno spesso associata a Maria Grazia Cucinotta. Infatti adesso mi sto facendo bionda. Perché basta, poverina, si sarà anche rotta le scatole. No, però è effettivamente è abbastanza vero, cioè come tipologia. Ma forse perché siamo mediterranei entrambi. Può essere. Poi abbiamo una roba qua uguale. Il naso? No, il naso il mio è veramente... No, qua sotto c'è una spaccatura. Qua. È pulito? Sì. No, veramente, abbiamo una roba uguale, giuro. Scusami. Secondo te la Cucinotta si guarda la spaccatura sotto il naso? No, io l'ho notata, perché non è semplice. Tu, per esempio, sei perfetta. Tu non ce l'hai. Non so. Però, ecco, io so che avresti in realtà preferito come somiglianza Michelle Pfeiffer, perché ti piace di più lei. E allora a questo punto mi dico... Uguali proprio. Uguali, appunto. E allora perché non con lo shuttle, per esempio? Perché... Cioè, scusa. No. Cioè, aspetta. Per,
questa questione del naso, la punta lì, un po' vi assomiglia. Un po', però vedi, sì, c'hai ragione, se la vedi da quel lato lì. Ma è vero che a Colorado ti chiamano nasona? Sì, beh, però ho anche un compagno nasone. Quindi va bene. Quindi va bene, insomma, c'è una bella lotta. Va bene, mi sento va bene. Quasi col nasino alla francese a Colorado, Esatto. Con Sabino. Allora, Melissa ha smattato. Nel frattempo io ti volevo chiedere, sì. Vuoi fare una domanda, Melissa? Perché visto che hai il terrore delle carte, preferisci farla tu la domanda? Faccio io. Vai. Faccio una cosa... Scegli tu. Guarda, siccome siamo in tema di festival... Sì. Ecco, ma la Brescia, ma lo potrà mai la potrà fare mai la Valletta? Perché ormai sono Vallette. Giusto. Al Festival di Sanremo. Sai cos'è? Cosa ho visto, ecco, io adesso? Ciao. Vado a casa. Aspetta, prima dicono così. Prima della lettura, cioè, ti piace la scelta Canalis Belen? Sì. Insomma, carine, belle, che gli vuoi dire? Però stai rosicando un po'? La rosicata c'è sempre, oh. Però la sincerità c'è. No, però sono carine, no, loro sono belline, mi piacciono. Ok. Però oltre a Colorado ti piacerebbe fare altro? Sì, perché no? Sì. Non è che posso fare fino solo a... Colorado, capito? No, giusto. Magari tu vieni a fare Colorado. E tu vieni qua? Dai, non è male. Non è male. Ok, vado a insultare i comici. No, ma Sanremo invece? No, Sanremo, guarda, non lo vedo. Te pare, ma adesso. Guarda, era inutile, infatti ti ho fatto una domanda pleonastica, perché tanto... Grazie, Danista. Quindi farò Colorado a vita. Per sempre. Mi è caduta la Barbie. Bellina, la Barbie che... Brescia, eccola qua. Ecco, no, che? Imitazioni, perché tu in radio fai le imitazioni. Sì, ma sono veramente becere, cioè non sono brava. Mi diverto. Ok, no, sono curiosa di sapere questa cosa e di vedere soprattutto questa cosa. Siccome il secondo ospite di questa sera è un imitatore, un presentatore, uno showman straordinario, io vorrei farlo entrare e quindi facciamo entrare subito Max Giusti! Ah, come stai? Finalmente! Accomodatevi sul divano. Ma sì. Dai. Allora, qua e qua, eccoci qua. Ah, finalmente un divano rigido. Hai dove visto? Non sprofondi. Sì. Ti piace? Molto. È comodo? Sì, sì, moltissimo. Sei il primo che lo dice. Ah, perché tutti si lamentano? Sì. Ma invece no, mi piace molto anche lo studio nuovo, complimenti. Grazie. Molto bello. Anche tu stai molto bene, vedo che ti sei fatto la barba questa sera per noi. No, è perché sto facendo la radio, allora posso... Anch'io sto facendo radio. Che vuol dire? Però la seretta l'ho fatta. Continua a farsela, sì. No, allora, siamo contenti, sì. Parleremo tra pochissimo, sì. Però a proposito di radio, devi sapere che Rossella, sì. Su RDS, sì. Sì. Fa le imitazioni. Allora, voglio sapere quali bravissima sono... Bravissima poi, eh. È un amico. Gliel'ho fatta anche a lui, però non c'è cascato. No, allora voglio... Sì. Voglio fare un piccolo esperimento. Io vorrei che tu la giudicassi adesso. Quindi, Rossella... Che devo fare? Partiamo subito con un'imitazione che so che sai fare molto molto bene. Quale? Un tuo cavallo di battaglia, Michelle Hunziker. Ah, faccio la Michelle, ok. Beh, la vuoi fare in piedi? Io non la guardo, sento solo la voce. No, allora proviamo qua. Aspetta, no, vabbè, cosa devo fare? Signor Ezio, buonasera, ciao, che vivo! Dai, non fare quella faccia però. Salutiamo tra l'altro Michelle. No, che schifo, era brutta. Era che schifo? Michelle, era che no, schifo. No, però c'era un po'. Non era mai. Cioè, allora, facciamo una cosa, siccome ma è radio, no, è solo voce. Provi a farla da dietro al divano. Sì. Che proviamo brava, a vedere. Mi è venuto... Questa è una bella idea. L'ascoltiamo e basta. Vediamo. Nasconditi dietro al divano. Guardiamo la foto di Michelle Hunziker. Vai con la Hunziker. Buonasera,
ciao, che carini, signor Ezio, buonasera. Beh, sì, sì, brava. Devo dire la verità. Devo dire la verità, ferma. Rimani su. Stai lì. Ne ho un'altra. Sì. Vai con Alessia Marcuzzi, vai. Buonasera, benvenuti a questa nuova puntata del Grande Fratello. Ciao Alfonso, carino che sei. Allora, bravo. Non è male. E lei è l'aspetto che la frega. È l'aspetto, però. Che guarda che devi condurre dietro un divano, te lo dico, sei bravissima. Aspetta un attimo che andiamo avanti. Sofia Loren, vai. Che bella gente, che bella piazza. Ma guarda, Sabresa. Guarda che brava. Ammazza. No, ce n'è ancora una, la mia preferita. Quale? La Moreira, Giuliana Moreira. Ah, ah, sentiamoci. Sotto, di Andrea. Sotto che giù. Si vede la te. Su. Benvenuti a questa puntata di Papres Mas Frida. Cioè, tu capisci? Anni di danza buttati. Ma no, c'è il post carriera, no? C'è il post carriera. Cioè, grazie. Allora, ti stavo salutando, sì. Mi sono dimenticata un pezzo, perché ti voglio bene. Sì. No, accomodati. Accomodati. Molto maggioglio qua, accomodati, veramente, accomodati, come vuoi, veramente, comoda. Non dire bravo. Poi, la 7 anni fa, fece un programma che si chiama Due sul divano. Per me la Brescia può tornare a fare sotto al divano, perché è veramente pronta. Guarda già sotto adoro, al divano. Non mi devo truccare, non devo pensare sei cosa mettermi. Sei stata fantastica, davvero, veramente. Eh? Veramente. Grazie. Posso chiedere un consiglio? Sono arrivato un po' trapelato. Allora, bottone aperto o chiuso? Perché mi sembrava un po' troppa foresta, dico la allora, verità. Allora, apri un attimo. Apriamo un po'? Veramente? Se no, altra avventura vuole farmi fare la ceretta? Io te la farei in faccia, tanto per cominciare, in questo momento. Vabbè, ma vanno quelli trasandati, così. No, dai, vabbè. Mi piace, questo vabbè, scollo Porto Rico sì, ci piace. Molto allora... scollo Porto Rico, non detto a catena d'oro. Allora, sì. Scusate, possiamo togliere un attimo questo sfondo, gentilissimi, e magari mettere okay. Una cosa più in tema per il cielo manca. Il cielo manca è il gioco che tu lo sai, lo puoi spiegare in sì, due secondi. Sì, quello delle figurine più figurine, o meno. Figurine, esatto. Ah, sì, si usava, certo. Ragazzi, tu ce l'hai. Cielo, una... esatto, cielo manca. Bene, vediamo. Allora faremo questo gioco con voi. Io vi elencherò una serie di esperienze, dovrete dire cielo manca. Dai. Ok? Benissimo. Mutuo da pagare. Cielo. Manca. Già pagato? Sì. Che cavolo. Peli superfi. Cielo. Che te devo che dire? Domande. Cielo. Anche tu ce l'hai? Eh sì. Dove? Sì, beh. Dove? No. Perché a vedere non si direbbe, sono sincero. Io non ce li ho. Ah, sei nella old style school, eh? No. Beh, perché? Ma che c'è di male? Uno ci avrà... Un po' quell'effetto foresta, un po'. No, l'effetto foresta non mi piace, grazie. Allora, delusione amorosa. Cielo, chi non ce l'ha? Vabbè, sì. Che uomo sei se non c'è la delusione amorosa? Anche tu? Cielo. Ok, culo. Fortuna o... Come vuoi tu, fortuna direi però... Aspetta, allora... Dacmi, I wanna feel your body. Cielo. Cielo. Reati fiscali. No, io guarda, no, manca. Le multe valgono, non pagate? Ma le multe, sì, valgono. Allora c'è io, c'ho certe multe dell'80. Ogni tanto vanno da mia madre che mi chiama e mi fa, c'è una multa del 94, voglio nel salotto di casa mia, puoi pagarla o no? E io la pago dopo, molto più alta. Sesso per divertirsi. Manca. Cioè, nel senso che non me ne frega niente. Non ci credo. Oh. Eh no, non c'è... Sempre fatto con amore il sesso? Sempre. Posso rispondere io? Qualcuno dal pubblico ha fatto... È stata una femmina, però. Sì, una femmina ha dato... E la femmina... No. Beato chi ci crede, papara, papà. Ma noi non ci crediamo, papara, papà. Mi piace. Tu? Ce l'avo, adesso no, però ce l'avo, cioè che non l'ho mai fatto. È un cielo, vabbè, cielo, chi non l'ha certo. Mai fatto sesso per divertissimo, oh. A parte Rossella, esatto. Io, mia prima esperienza, 23 anni, cioè, voglio dire. Pentimento? Sì, ce l'ho. Manca, mi sembra. Manca. Ok, caviglie gonfie.
Manca? No, no, assolutamente. Manca perché c'ho una caviglia, guarda. Mo non posso far vedere col fantasmino, veramente. Feticismo dei piedi. Che schifo, manca. No, mamma mia, manca. No, non mi è mai... schifo. L'ho schifo. Visto su YouTube che si fanno le cose delle attrici sui piedi, no? Il piede sì. di Angelina Jolie, no? 300.000 contatti. Ma c'è pure il mio, io non capisco. Scusa, cioè... però mi domando questa cosa, perché tu eri su un sito di feticisti dei piedi? A no, su YouTube, che è quello ancora così. No, però ce l'ho. Vabbè, ce l'ho anch'io, dai. No, perché per saperlo. No, no, non mi. No. Mi fare piace. Ammazzate. Fare ammazzate. Ce l'ho. No, manca. Manca. Attacchi di panico? Manca. Manca, sì. Autoerotismo. Ma che vuol dire? Ce l'ho! Le basi della mia crescita assoluta. Ci ho sviluppato proprio con l'autoerotismo. No, non c'è, nel senso che sono... Benvenuti su Rai 1, ma andiamo nel backstage di Madre Teresa di Calcutta, questa nuova fiction che vede Rossella Brescia protagonista. Ma io sono a posto, ma infatti... Non è possibile, dai, vedi, insegna. Uno dà l'immagine di sé, dà un'altra immagine, invece... Mai un pomeriggio da sola, così. Ma non c'è tempo, ma... Ma è una cosa eccezionale. No, ma non c'ho neanche il tempo e non ho neanche la necessità. Arisa? Arisa, Arisa, sto parlando con te. No, lei non si chiama Arisa, tu sei Arisa. Sì? Sì. No, ma lo so. Sì. 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 Vabbè. C'è una vecchia battuta di spettacolo, di Capelli, cioè se si diceva, no, che se il nostro signore non avesse voluto ci avrebbe fatto le braccia più corte probabilmente, no? Quindi, insomma, non è che è niente di naturale, in gioventù, insomma, nell'adolescenza. No, ma... niente. Vale. Vabbè. L'attualità è così. Ma possiamo dire che è successo? Beh, sì. Ok, quindi è un cielo. Cielo. Cielo, dai, è un cielo, è un Io cielo, il senso no, ma l'autoerotismo l'ho fatta alla Valerio Scanu. Cioè? In tutti i luoghi, in tutti i modi, in tutti i laghi, in tutti i cieli, cioè veramente. Senso di inadeguatezza. Sì, a volte sì, cielo. Ok. Tu no. Manca, Spavaldo, manca. Manca, manca. Manca. Che cosa? Inadeguatezza. C'è. C'è? Cielo. Però posso dire una cosa? Sì. A volte è anche meglio. Cosa? L'autoerotismo. Ok, allora, simulazione di un orgasmo. No, cioè, parli di attualità? Oh, no, ma che vuoi? Ma di vita si parla, ma dai, lo sai, no? La vita mia, non lo so io. No, una volta mai, ma... Mai? Beh, un po' di più, diciamo, un po' di più, che tu hai un po', diciamo, edulcorato. Ma sarà successo? Sarà successo. Sì. No, io ce l'ho di riflesso, cioè quelle che stavano con me, che invece in realtà, secondo me ce l'ho a specchio, io direi a specchio, ecco, io ce l'avevo a specchio, l'hanno fatto con me. Io, l'uomo non può fingere, no? Certo, no? Assolutamente. Invece non è vero. Cioè, no, nel senso... aspetta un attimo. Come si fa? Come fa l'uomo a fingere l'orgasmo? No, perché chiaramente ogni volta è diverso, cioè non è sempre uguale, almeno così... Sì, ma no, dicevo a livello idraulico, cioè proprio... A livello idraulico, diciamo a livello meccanico, no, dico l'uomo, hai ragione. Dico l'uomo, beh, non ma tu, certo, a livello meccanico forse hai ragione, però a livello di intensità nel no. Nel senso che dice sei... La... No. Tu dici edulcorato, no? Anche a voi capiterà. Ah, sì, di fare... Anche. Beh, sì, insomma, un po' può capitare, può... dipende, non è che sempre quando sei in gioventù, magari dopo la serata in discoteca a 20 anni a Riccione, sotto le luci, un drink in più, una cosa o un'altra, al momento della verità... Fai fatica. Soprattutto il divano è durissimo, perché tu al divano c'hai la visione a mezzo busto. No, non lo so. Cioè, ha degli effetti oropilla. L'effetto oropilla lo conoscete? No. La conoscete l'amaro oropilla? Non si usa più. L'oropilla era una bottiglia fatta così, molto stretta, e sotto era molto grande. Allora tu sul divano vedi delle donne eccezionali, poi si alzavano. Però
l'uomo, se non è un uomo pessimo, sì, deve fare comunque, cioè, scusa, non è che tu poi fai tutto il galante con una ragazza e poi dopo fai il maleducato. No. Quindi porti a termine la missione. E lì un po' dei pensieri a Gine Lollobrigide, a Evergigove, cioè provi insomma no, qualsiasi scusa, cosa per arrivare. Gina Lollobrigida, Evergigova! Vabbè, cioè, c'è un mondo! No, però per dire insomma un po' gli stereotipi di bellezza femminile, no? Ok. Mm. Okay. Io direi di fare un'altra domanda oppure no, no, di chiuderla abbiamo qui. Finito qua, abbiamo finito qua. Grazie mille Rossella! Grazie! Ciao tesoro, grazie. Grazie a te. Buon lavoro. Giusti, ma ci vediamo tra pochissimo, state lì. A tra poco. Bentornati. Siamo in compagnia di Max Giusti, questo è Victor Victoria. Max, devi andare a smazzare le carte al volo dalla subito nostra Melissa, perché tra poco te le farà. Vado. Farà il mazzo. Pensa a qualcosa di positivo, così vengono fuori belli. Ok, fatto. Pensa a qualcosa di positivo perché so che hai paura, vero? Sì, un po' delle previsioni, sì. Ok, però secondo me andrà bene. Allora, so che Arisa ha preparato un pezzo per te, che sì, è? Per rimanere in tema. Sì. Like a Virgin. Prego, Arisa. Vai, maestro. To the wilderness, somehow I made it through. Didn't know how lost I was until I found you. I was beat, Max Giusti. I'd been had, I was sad and blue, but you make me feel, yeah, you make shine anew. Like a virgin, ooh, touched for the very first time. Like a virgin, when your heartbeat next to mine. Like a virgin, ooh, touched for the very first time. Your heartbeat next to mine. Ooh. Meraviglia! Bravissimi! Grazie maestro, grazie Arisa. Grazie. Allora Max, torniamo a noi perché noi ti aspettavamo veramente anche la scorsa stagione, non ce l'abbiamo fatta perché so che hai avuto dei problemi, no? Sei andato a sbattere. Sono caduto con lo scooterone, perché io sono un attore, pensa sempre, quello invece con lo scooterone in una via di Roma, via Cipro, di fronte all'ospedale oftalmico, tanto per sono caduto come un salame. Ecco, e prima di raccontare, io ho un filmato, vorrei farti vedere le immagini, far vedere al pubblico tutte le immagini, ce le abbiamo. Più o meno. Sì, perché... Ma è nudo. È nudo. Che cagata. Che... Ma si può dire che cagata? Sì, sì, non lo so. No, perché io sono abituato a Rai 1, no? Rai 1 mi sono dato un po' una ripulita, a parte, vedi, qui alla 7 non mi sono fatto la barba. Eh no, infatti, ma niente, come dire, alla 7 vieni conciato così su ma Rai no, 1. Ma no, perché... Non ti fanno neanche entrare in Rai conciato così, sì, lo sai? Sì, più o meno, sì, secondo me sì. Una volta mi hanno, a Viale Mazzini non mi hanno fatto entrare. Perché? Perché erano i pantaloncini corti. Vabbè. Sì. Ma no, come, poi mi hanno fatto entrare. In chiesa? Lo so, però proprio quella, Viale Mazzini, Viale Mazzini, ho detto, signor Giusti, guardi, va bene, però insomma, sa, un po' di... contegno. Per i pantaloncini? Sì, con la magliettina un po' sbrindellata, cioè non era proprio da...
Sembravo, hai visto Russell Crowe quando non gira i film? Sì. Che pare un barbone qui di via del Parco Sempione proprio, no? E invece io stavo tipo così, quando non lavoro sono un po' più easy. Ok, quindi niente, al divieto. Allora, ti voglio dire questa cosa, prima di cominciare, i comici, noi lo sappiamo, detestano il facce ride. Cioè, facci ridere, raccomando. Sì, beh, sì, in effetti sì. Però noi ce l'abbiamo come rubrica, per cui ti suggeriremo dei personaggi e tu dovrai guadagnarti il centro, diciamo, del nostro palcoscenico e farci un pezzettino. Ah, devo alzarmi? E adesso, se ti chiamiamo facce ride, ce l'abbiamo. Eccolo qua. Ah, un po' di mazzoglio. Vai al centro. Veramente. Cioè, che devo fare? Un po' di mazzoglio? Certo! Veramente, quando sono contento di essere qui a Vittorio, veramente, è una ragazza che stimo tantissimo, anche perché, non lo so, adesso voglio raccontarvi un segreto. Io sono arrivato un po' così trafelato, questo Luca con la barba lunga, perché vengo adesso da Ibiza. Pensate, ero ospite del grande regista spagnolo, Pedro Almodóvar. Pensate, ero ospite nella sua villa. Eravamo io, Brad Pitt, George Clooney, Keanu Reeves, Osvaldo Bevilacqua, Juana Cana e Paolo Mencoli. Sai, Victor, sì. Vicky, siamo rimasti 3 giorni e 3 notti rinchiusi in una stanza. Grazie, Max! Sai perché? Perché? Dovevamo riuscire a montare una scarpiera dell'IKEA. E non ci siamo riusciti, guarda, veramente, non ci siamo riusciti. C'è un faccio ride, vado. Va bene, ho capito il meccanismo. Okay, perfetto. Vai. Allora, andiamo avanti perché io so che sei hai prestato la tua voce a un film d'animazione. Ah, bellissimo. Esatto. Non perché lo faccio, era bello anche senza la mia voce. Secondo me, io però sono stato abbastanza bravo, ma era bello già di suo, bellissimo. Che è Cattivissimo Me, sì. Giusto. E tra l'altro è un film in 3D, molto bello, pieno di effetti 730 speciali. 730 copie, una cosa pazzesca. Infatti è una cosa pazzesca, lo stiamo aspettando con ansia. È pieno di effetti speciali, appunto, e ne vediamo un pezzettino. Tre deficienti in regia, sono dei cretini. Scusateci, dovremmo avere la clip vera. Ci dovrebbe essere, che passerà dietro di noi. Però com'è stato, insomma, hai prestato la voce al protagonista? È stato, sì, a Gru, questo cattivone. No, è stato molto bello perché in realtà io sto per diventare papà. Ok. Per la prima volta, chiaramente. Congratulazioni. No, grazie. È un po' strano, perché io non l'ho detto, invece mi viene spontaneamente a dirlo e voglio fare una dichiarazione giurata qua. Sì? Non vedete mai la foto mia, di mio figlio e di mia moglie su gente, chi o roba, quindi lo dico oggi, ma non vedrete mai mio figlio, insomma. Bravissimo! Perché mi spaventa un po' questa cosa. Però è strano, no? Cioè, arriva a 42 anni, ha un figlio, ti va di dirlo, perché è una cosa molto bella, chiaro. Sei emozionato. E doppiare un cartone animato come questo poi ti porta un po' indietro. Sì. Cioè, nel senso, io ho fatto nascere questo personaggio dopo aver visto il film e praticamente mi ha riportato nel mondo dei bambini e mi sono levato un po' di immondizia da addosso, di quella di tutti i giorni, un po' anche il nostro far parte di questo frenetico mondo dello showbiz, no? Certo. E quindi, ma è stata una bellissima sensazione. Poi il film è molto bello, ho detto, indipendentemente dalla mia voce, è comunque bellissimo, penso di aver fatto un discreto lavoro, insomma. Bene, congratulazioni per tutto, non vedo l'ora di vederlo. Sì, anche per chi là, guarda, andatelo a vedere, è una bellissima serata. Andatelo a vedere. Anche se la banca del male si chiama Lehman Brothers, cioè gli americani su questo sono più coraggiosi. Sono, sì, è vero, politicamente scorretti. Allora, abbiamo fatto una bellissima, sì, promozione. Io adesso invece ti chiederei di darci una mano. Noi vorremmo inaugurare una rubrica nuova qui per aiutare le persone, insomma, che non potrebbero mai permettersi un testimonial del tuo calibro, a promuovere, insomma, prodotti o, insomma, iniziative personali. Ma è vera l'iniziativa, quindi aiutiamo qualcuno veramente? Sì, 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 sì. Quindi io lancerei con te la nuova rubrica Promuovimi questo. E è proprio così.
Quindi io ti chiederei di No, perché fatta da te così, proprio questo mi verrebbe di fare una promozione. No, è che avevo questo qua. In mezzo a due prolungamenti. Perché c'è cosa un fatto? Luogo. No, provami questa. No, è che avevo la promozione qua. Io vendo qualsiasi cosa, eh. Questo è questo. Ah, è quello, no, ho visto non c'è. Va bene. Perché vai, c'è un doppio senso? Ma chi lo so, a me è doppio, mica sono Rossella Brescia, con me puoi parlare tranquillamente, eh. Non ho paura. Certo, Rossella Brescia, mai una finzione, mai un. Niente. Mannaggia, che vi lascio. No, va bene. Comunque niente, promuovimi questo. E promuoviamolo. Mi devo alzare, allora, quindi ti seguo. Sì, vai. Sì. Eccoci qua. Allora, io farei partire anche una musica giusta da promozione, sì. Una televendita, e quindi prego. Faccia convincente, Ricky, eh? Sì. Vera, dal, Vera. Recitata bene. Se dal 13 al 18 ottobre non sai cosa fare, ma hai voglia di buona carne, fai un salto a Chiusi Scalo, in provincia di Siena. In via Trieste 23 c'è la macelleria 5R di Manieri Piero. Piero ti vuole nella sua cerchia di clienti fedeli e lancia una promozione davvero interessante. Acquistando 3 kg di quarto anteriore assortito a soli 6 euro al chilogrammo, Piero ti regalerà ben 500 grammi di macinato. E se acquisti 5 kg di quarto anteriore assortito, la carne macinata in omaggio, beh, sarà di 1 kg. Macelleria 5R di Manieri Piero a Chiusi Scalo. Per me vale un viaggio. Fantastico! Ho fatto anche la B, eh? Ciao Manieri Piero, in bocca al lupo, e tra l'altro l'abbiamo visto nelle immagini, io spero che insomma abbiate un miglioramento in questa promozione. Grazie per esserti prestato, perché insomma non capita tutti i giorni di avere un testimonial come te. Te lo faremo sapere, Allora, noi adesso abbiamo preparato un sondaggio anche su di te, quindi farei entrare la nostra Geppi Cucciari. Prego Geppi. Buonasera. Ciao Vicky, ciao Max, grazie per aver accettato l'invito di Vicky. Io ho grande stima di te, lo sai, per descriverti non ho parole, quindi uso le tue, anzi uso i tuoi desideri a livello di parole, perché hai detto che vorresti avere l'eleganza di Walter Chiari, la sardonicità di Corrado, l'eloquio di Bonolis, di certo non i vestiti della Cabello. Questo l'ho aggiunto io, È così. Però Max, vado insomma a leggerti il sondaggio che abbiamo commissionato a tuo riguardo e che ti confermo essere vero. Allora, Max Giusti è il presidente di un circolo di tennis. Anche a lei affari tuoi ormai ha fatto venire due palle. Sì, per il 72%, ma noi ce ne freghiamo di questi invidiosi, non prendertela come assolutamente sul personale, Max. Tanto secondo me il format di affari tuoi è in continuo rinnovamento, è attualissimo, è sempre nuovo, sempre in divenire. Quest'anno cambierete le lampadine, poi il pacco del Molise l'hanno spostato dal secondo al quarto da destra, cioè ci sono anche dei rinnovamenti a livello insomma importante. E poi secondo me là tu dimostri anche tutto il tuo coraggio importante di artista, perché secondo me quando hai davanti due, a cui sono rimasti due pacchi, in uno ci sono 500.000 euro e nell'altro c'è la carota, io avrei paura che la carota diventasse il protagonista della tua vita sentimentale in qualche modo, e quindi io sono con te. Molto coraggio. Max Giusti ha imitato in passato Luciano Gaucci. Secondo lei tira più Elisabetta Tulliani o un carro di buoi? Qua l'Italia si spacca a metà come una mela. Insomma, secondo il 50% degli intervistati pensano insomma che la Tulliani possa condurre un uomo a fare delle cose veramente invereconde, come è successo a Fini, che ha rinnegato il fascismo, rotto con Berlusconi e usa cravatte che neanche Caprarica. Tra l'altro Max, tuo padre ha un mobilificio. Magari non è che la cucina famosa di Monte Carlo l'hanno presa da voi? La zona è quella di Roma, ecco, quindi allora abbiamo anche un nuovo claim: Scavolini la più amata dai Tulliani, pensateci. Giusti, fa tanto piacere che gli si dica quanto è bravo come imitatore, ma che è meglio con la faccia sua. Ci dice per cortesia che Max Giusti è meglio con la faccia sua? Sì, per l'88,4%. Un bel plebiscito che dimostra veramente quanto tu sei amato e quanto l'Italia farebbe di tutto per farti felice. Tra l'altro la tua intervista dimostra che non è vero il luogo comune, che i comici sono tristi, non è vero? No. Non è vero, che qualche volta smetti di lavorare, grazie a Dio, e quindi sei anche normale, intrattieni delle conversazioni normali. È come uscire a cena con un medico e chiedergli di levarti la cistifella tra il primo e il secondo, cioè uno smette di lavorare, è anche brutto. Però
che salutarti, caro collega, amato collega. Voglio in qualche modo coinvolgere in questa pièce una persona che è sicuramente è protagonista nella tua vita, e quindi lo chiamo al telefono. Il dottore. Sì, allora me lo garantisci? Vorrei della musica tensiva in questo momento, maestro. Da angina pectoris proprio. Allora, mi garantisci che la odia? Cioè che non farebbe neanche morto? Che si è sempre rifiutato? Perfetto, perfetto. Allora, io so che tu ti sei sempre rifiutato di fare una cosa nella tua vita professionale, lo so da fonti certe. Ciao Max. Quindi io vorrei che adesso partisse in qualche modo una canzone e che tu per una volta ballassi con me. Il coccodrillo suona il sale, non c'è nessuno che lo sa. Si dice mangi troppo, non metta l'acqua a posto, e con i denti punta, che molto tutto pianta. Però quando è tranquillo come faccio coccodrillo? Il coccodrillo come sta? Grazie a te. Grazie a te. Auguri. Grazie a te, grazie mille. Scusa, era un momento di ricongiungimento comico. E questa è la perché io te lo che devo non dire. Vorremmo mai fare. No, te lo devo dire, sì. Guarda, quando vengono gli ospiti comici, lo so, sei è difficilissimo. Ma sei bravissima, Gianni. Ma che vuoi dire, Gianni Cicciari? No, tu no. Anche perché devo dire che il look della nuova edizione di Geppi Cucciari è molto... È gnocca, no? È mazza. E infatti sono qua solo per questo, penso un po'. Grazie, Geppi. Che meraviglia. È andata via. È andata via e... Attenzione, non distraiamoci. Gaucci. Beh. Rivoglio la mia casa, quella di Boccea, perché ricorda Gianfranco, mi casa, es mi casa. Allora, andiamo avanti perché senti, sono usciti i nomi dei conduttori di Sanremo. Sì. Forse dovremmo avere una foto qua dietro che ci aiuta anche perché insomma c'è Elisabetta, c'è Morandi, Elisabetta Canalis, Gianni Morandi, poi abbiamo Luca e Paolo e Belen. Tu che sei un volto di Rai 1. Sì. Importante. Sì. Rosichi un pochino. No, Sanremo no. Lo faresti? No. Te l'hanno mai chiesto? Mi hanno chiesto di farlo come comico in cursore e ho detto di no. Ok. Perché, cioè, già che ci rischi, meglio che rischi in toto, no? Però, no, allora, però risposta comico... seria o risposta seria. Faceta, seria? La risposta seria è che Sanremo oggi è un grande rischio. E oggi la televisione generalista è un grande rischio. Perché? Perché cioè, è cambiato il mondo della televisione, è cambiato il mondo della fruizione di quello che è intrattenimento. Quindi ogni anno la TV generalista perde ascolto perché c'è una frammentazione delle piattaforme. Oggi fare Sanremo, dopo il Sanremo di Bonolis, il Sanremo di Antonella dello scorso anno, certo, è un grande rischio. E francamente prima Geppi quindi parlava di Carota. Giro, diciamo. Sì, sì, ne salto uno molto volentieri, come credo forse la difficoltà proprio di Rai 1 o di Mazza, che è riuscito a fare un lavorone per costruire un cast così, perché certo, non è semplice. A me piacerebbe essere direttore di Rai 1, però per fare commenti, tu sei direttore di una rete, no? Che vai così, dicevo, vai al bar la sera, quando finisci, con gli amici, oh, devo fare Sanremo, chi chiamiamo, Anto? E quello si mette, a me mi piace la Canalis, a me piace Belem. Perché a Roma c'è Belem, no? Belem con l'M. Belem con l'M. Belem, ammazza, è buono. E tu praticamente cominci a fare sedi che chiami tutte e due. È bello essere direttore, ti fai il cast come vuoi. No, in bocca al lupo a loro, non vorrei essere... In bocca al lupo, veramente. Nei loro panni, no, perché bravi, è bello farlo, bravi, ma la tensione è tanta. Poi invece quando va bene però, ma cioè sbagliare oggi, insomma, io sono ancora troppo giovane per rischiare così. Quindi tanto. Quindi aspetti ancora so. Un attimo. Sì, 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 ha voglia. Tanto canta a casa, io che va bene, va bene. Senti, abbiamo invece una serie televisiva che noi amiamo particolarmente, una soap opera, e anche loro si stanno occupando di Sanremo. È strano, ma sono sempre sull'attualità. Vediamo. Buongiorno, Brooke. Non dirmi che ho russato tutta notte. Come un porco. Non hai usato i tappi di cera? Ho fatto
Ma niente. Ma perché appena sveglia sei già truccata come Moira Orfei? Sono contenta. Gianni Morandi farà il festival di Sanremo. Ma che te frega? Facciamo il festival sotto le lenzuola. Volevano Bruno Vespa, hai presente l'Allegria? Vespa? Ma brancolano nel buio. Perché non chiederlo anche a Max Giusti, per esempio? L'hanno chiesto pure a lui. Urca, hai ragione, non sanno proprio dove sbattere la testa. Ti bacerei in bocca. Ma ho l'alito che sa di mocio. Per pavimenti. Tranquillo, ho il baffo, l'apparecchio che si mette di notte. Pippo Baudo? Chiesto, hanno fatto uno squillo anche a Nunzio Filogamo. È un po' che non lo vedo in giro, che fine ha fatto? Aspetto un figlio da lui. Non da Filogamo, da Baudo. Lo so, è così. No, Sanremo comunque veramente... Tu lo faresti Sanremo adesso come adesso? Io l'ho già fatto. Sì, mi ricordo, lo rifaresti? No, No. Nel senso che è stata un'esperienza molto bella, molto interessante. Immagini stare 4 mesi sui giornali tutti i giorni perché hai chiamato uno e hai chiamato un altro. No, è durissima. No, però fa paura e condivido quello che hai detto prima e quindi... Sì, io direi che... No, nel senso che... Stai male qua? No, sei tanto bene. Dite Luca. Perché lì poi se ti va male... Ne salti parecchi di giri, no? Sì, ne salti. Ma oggi la televisione è così, no? Sì. Cioè, in realtà è difficilissimo. È andata così. Ricordate, Albano Carrisi c'ha una voce così potente che fa i concerti per l'Albania direttamente da Ostuni. E senza amplificatore specifico. Bravissimo. Ha una bella voce, Arisa? Sì. Sì? Molto. A proposito di belle voci, di belle voci, abbiamo un graditissimo ritorno, finalmente, anche per te, anzi la inauguriamo quest'anno. Vorrei morire, devo morire, non so. Abbiamo... La vecchia che canta. Siete caldi? Sta arrivando la vecchia che canta. La signora Rita, che meraviglia. Salve Vittoria. Sono molto contenta, buonasera. Grazie, buonasera. Allora. Sembra che la voce sia peggiorata rispetto alle scorse edizioni addirittura. No, ma guarda, è molto molto brava. Signora Rita, la telecamera là la vede, ce l'ha davanti a lei. Sì. Può cantare guardando direttamente quella telecamera e il meccanismo è semplice. Tu dovrai indovinare i pezzi che ci proporrà la signora Rita adesso e sono pezzi che tu conosci perché li canti generalmente sotto la doccia. Dovresti riconoscerli abbastanza facilmente, appena individui il pezzo fermi Rita e ci dici il titolo. Prego Rita, andiamo col primo. L'embolo, vorrei... Non vorrei far... vorrei tenerla calda per le altre... Questa... Posso avere l'aiutino? Allora, l'aiuto... Sentiamo direttamente il pezzo, perché... Questo! Don't do it! Certo, signora mia, che... Chi inglese stiamo a zero, eh? Allora, ne abbiamo un altro, vai con la seconda. Ma questo lo prego, Rita. È facile anche questa. Don't love, I don't know. They're time pretty girls.
Make love, you go. Power of love, Frankie Goes to Hollywood, esempio. Power of love. Keep in my soul. È uguale, Rita la stava cantando uguale. Grazie mille, Rita. Grazie. Grazie. Ma 50-50. Bravo, Max. Bravissimo. Grazie, bravissimo. Grazie mille, Rita. Salve. Arisa, com'è stata la signora Rita? Bene, andiamo avanti. Andiamo avanti perché... Ah, questa è una cosa molto curiosa. Io so che tu vedi tuo padre 10 giorni l'anno. Sì. E che di solito lui esce con un rotolo di banconote girate e girate per ristoranti e posti di lusso. No, questa... No, l'hai dichiarata tu, è detta così, sembra veramente no, 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 ho capito dove è stata messa. No, non è vero, invece è così, no, no. È tuo padre? Sì. Non riega, è lui? No, questa è una storia, no. Ti spiego perché, no, non è papà. Questo è zio, zio. Zio, zio Aldo, no. No, dicevo, questa è una storia vecchia, perché mio papà lavorava sempre, no? Allora, quando si andava in vacanza, 10 giorni l'anno si andava, sì, sì. E noi non andavamo mai, cioè non c'era mai né sabato, né a casa mia si lavorava sempre, quindi non c'era neanche anche al Natale. Cioè, per esempio, a Natale andavamo in famiglia di amici, perché me andavano a dormire perché hanno lavorato fino a tardi, era un negozio anche di giocattoli. Ok. Allora che succede? Che la settimana di vacanze, l'anno, quella settimana, per me era festa, perché mio padre ci diceva non si cucina, non si fa niente, si viaggiava per 7 giorni, solo che una settimana a 12 anni... Ristorante, pranzo e cena, dopo una settimana tornavi a casa che eri bello paffutello, diciamo, oh, bello così, cicciottello. Mia madre diceva che io non avevo la pancia, per non umiliarmi, diceva no, ma questa non è pancia, è stomaco. Che cambia, però è meno umiliante avere uno stomaco. Senti, dimmi. Allora, è venuto il momento, io lo so che hai un po' paura, però vedo che ha uno sguardo rassicurante. Io penso che Max abbia... pensato a qualcosa di terribile quando smazzava le carte. No, non è vero. Una paura su qualcosa impressionante. Su cosa, vuoi fare cosa una domanda? Paura? Vuoi fare una domanda a Melissa? Melissa, una domanda... Allora, vabbè, su cose... Come andrà la mia salute? Ti posso dire questo? Tu ti preoccupi... Tu sei... No, per vedere, è maleducazione dare le spalle. Cioè, tu hai fatto la domanda che proprio non si deve mai fare alle carte, la salute. Quindi già non te le volevi fare, poi fai la domanda sulla salute. Eh no, la salute non si la chiede. La salute è terribile. Guarda, io ti vedo questa cosa, che hai questa tu stai per diventare padre, ok? Sì. Hai paura di non saper gestire il rapporto con tuo figlio, di non saper gestire il rapporto fra tua moglie, te e tuo figlio, di non saperlo proprio equilibrare. Invece ci sarà un equilibrio bellissimo in famiglia. Ammazza, che brava, ma disse più. Hai questa paura? No, non lo so, è tutto così nuovo, ho solo paura di aver corso troppo. Oggi mia moglie mi ha detto... Beh, hai no, 42 anni, mi pare, no? No, di aver corso troppo in questi mesi per avvicinarmi al parto, no? Cioè, okay. Nel senso che ho fatto una cosa terribile. Avevo cosa? Uno spettacolo e mia moglie è andata... Posso dire una cosa triste? Sì. Mia moglie è andata al corso preparto e ci ho avuto la sfortuna, quel giorno non sono potuta andare... che era il giorno in cui si raccontava di quando un papà entra nella stanza. Mia madre, mia moglie era l'unica da sola. No. Mi sono sentito una merda, ma una merda vera. Infatti le chiedo scusa, ma è una cosa, sono rimasto, io non lo sapevo. Cioè, avevo un impegno già di spettacolo mesi prima e è andata così. Infatti, mo la mia paura qual è? Quella di essere un bravo padre. Cioè, certo. In realtà, avere un bravo padre ti facilita la vita. Poi ci sono i geni, le cose. Però essere un bravo padre sarebbe una bella esperienza. Ma secondo me ce la puoi fare. Infatti ho cambiato nome a mio figlio. Esatto. Nomi? No, ho cambiato nome a mio figlio perché io volevo mettere il nome di mio nonno. Che? Che è Brando. Ok, no, bello, però mia moglie ha detto non se ne parla proprio. Il bambino lo tengo io con quel nome, poi lo prendono per il sedere e tutta la scuola. Okay. Però in realtà poi mi sono accorto che Brando l'hanno dato anche molti miei colleghi ai figli ultimamente. Sì. E mi sembrava come voler dare un nome, magari mio figlio vuole fare una vita normale, allora ho scelto secondo me il nome più giusto, anzi l'ha scelto insieme a mia moglie, che è Matteo, che è un nome bello. Matteo, più semplice. Bellissimo nome. Tranquillo. Ci piace. Non da attore. Ci piace, ci piace. Low profile. Low profile. Ecco, Dodi, chi è? Un altro faccio ride. Fermo tutto, fermo. Attenzione.
io te la bomba, ma quella che dice non mi voglio pigliare la querela per voi. Allora, parto un sondaggio nuovo, mai fatto nella televisione italiana. Siete favorevoli o no alla moviola in gambo? Parti il televoto, sono favorevole, chiamate 0047562. No, non sono contrario, 0048563. Sì, sono indeciso, ma più sì che no, 45760. Grazie, Max Giusti! Grazie a te. Grazie. Cucciari, che sta già a Magnà. Guarda, scusate. Esatto. Grazie mille, buonanotte, alla prossima. Grazie a voi.